Grazie di essere qua a nome dell'Associazione Politico-Culturale La Rossa. Sono un po' emozionato perché comunque Ioan era, prima che un laregiano, che un associato, diciamo, della Rossa, era un amico storico di famiglia, quindi chiaramente è anche emozionante. Siamo molto contenti di ricordarlo perché chiaramente ha lasciato il segno per tutti quelli che l'hanno conosciuto e diciamo per tutto il paese, poi l'Italia in generale, perché comunque si parla appunto di un danese che ha scelto di venire a stare qua 50 anni fa perché comunque era innamorato anche di queste colline, di questo paese e ha fatto poi, diciamo, nella sua vita, che poi è stata una vita a livello professionale molto importante, ne parleranno poi i qua presenti suoi ex colleghi, però non ha mai tralasciato il territorio, no? in cui stava e ha avuto sempre un ruolo attivo, quindi anche un impegno importante, un impegno anche politico, sociale. Amava appunto, come dicevo, l'Ari, la sua campagna, quella casa bellissima e grande in cui comunque ospitava spesso persone da tutto il mondo, quindi era veramente un cittadino del mondo, una persona molto aperta, una persona molto solare e la cosa poi che ognuno ricorderà ovviamente di lui è proprio, almeno per quello che ricordiamo noi, sicuramente il suo sorriso, la sua disponibilità. Lui, quando è arrivato qua, diciamo, all'Ari, una delle prime cose che ha fatto una battaglia, ad esempio, contro una discarica, perché lui abitava in una casa che poi guardava sotto la discarica, quindi anche se era un iscritto al PC, che Ioan era profondamente antifascista, profondamente comunista, lui ha fatto una battaglia contro una discarica che era poi gestita dal comune che era amministrato anche dal PC. Quindi ecco, le battaglie giuste l'ha sempre fatte e l'ha fatte sempre guardando appunto il bene comune. E ha fatto appunto una raccolta firme per questa discarica, per come era gestita, perché erano appunto gli anni 70, quindi sicuramente non c'era un'attenzione all'ambiente come c'è. Stavo dicendo come c'è ora, ma ora non c'è. Quindi ecco, mi sono subito fermato. Però ecco, questo per dire come si è presentato, no? È arrivato dal nord Europa, è arrivato qua e non è che è arrivato in punta di piedi, ma subito ha mosso, ha cercato di muovere, di coinvolgere e si è subito integrato poi. Qua ci sono persone che lo conoscevano da sempre, da quando lui è arrivato qua, quindi hanno più diritto di me di parlarne. Io l'ho vissuto sempre un po' a distanza perché era un amico di famiglia e quindi lo vedevo come un personaggio estroso, estremamente eclettico, molto aperto. Era una persona che comunque metteva anche dai bimbi, no? Veramente curiosità, veramente interesse e ammirazione. Quindi questo è quello che è stato un po' il rapporto con Ioan. Ripeto, lui aveva una passione molto forte per l'Ari, la sua casa, il terreno che aveva, gli olivi, il cane, tutta l'Ari, diciamo, viveva in paese, tutti i giorni poi veniva in paese a piedi, anche negli ultimi anni, ovviamente, quando poi era andato in pensione, si prendeva i suoi 2 o 3 giornali e poi tornava in giù, una parola per tutti. E poi, come dicevo prima, era profondamente antifascista, era un comunista, ha aderito ovviamente nel suo percorso politico, c'è stato il PC, poi Rifondazione,
E poi, diciamo, da quando è nata, aderito anche all'associazione La Rossa, e nell'associazione ovviamente aveva nelle feste, era quello che poi stava all'accoglienza, no? Ovviamente si occupava anche della libreria, e quindi spesso ce lo trovavamo più alla libreria che magari alla porta, all'accoglienza, però era singolare come comunque ti trovavi ogni giorno quasi una persona diversa insieme a lui, in genere suoi studenti, suoi ex studenti, e quindi riusciva comunque a coinvolgere anche in quell'occasione. Un episodio simpatico che voglio dire, per dire, no? Quanto ha dato poi anche all'associazione, mi sembra 4 anni fa forse, alla Festa della Rossa del 2018, lui non stava bene, che aveva avuto dei problemi per una polmonite che l'aveva colpito, mi sembra proprio nel mese di luglio, quindi lui non riuscì a partecipare alla festa, che noi la facciamo appunto ad agosto, a cavallo di Ferragosto, però disse: cosa posso fare? E disse: ma cosa può fare? Io, se non sta bene, ho fatto: no, ma se posso ospitare qualcuno. Allora lui, a casa sua, hanno dormito per 10 giorni i ragazzi del service che venivano da Firenze, quindi sono stati praticamente ospiti suoi per 10 giorni. Lui il suo contributo l'ha dato anche in questo modo, quindi per far capire com'era generoso e tutto. Io dicevo, prima di partire, di dare la parola, volevo appunto ringraziare tutti voi così numerosi, proprio per un omaggio a Ioan, la persona che era. E in primis vorrei anche ringraziare appunto Marco Battaglia e poi Alessandro Fabbrini e Anna Vena, perché comunque hanno portato avanti il libro, lo studi, la raccolta che qua viene presentata, e proprio per l'amicizia, per il sentimento che traspare nei confronti di Ioan. Quindi in primis un ringraziamento a loro che qua accanto ora gli daremo la parola, e poi volevo farne uno anche all'evento, a Tommaso Tani, perché è un vero artista, e lo sapevamo, però diciamo ne ha dato ancora di più dimostrazione per la locandina bellissima che ha fatto, per il sentimento che ci ha messo, per l'intuizione, dove ha raccolto un po' tutto il mondo di Ioan intorno alla sua casa. Quindi ha veramente fatto un lavoro egregio che diciamo è veramente da apprezzare, lo volevo segnalare, lo volevo ringraziare perché se lo merita tutti i complimenti. Grazie anche all'Associazione Culturale Castello che comunque ci ha consentito di svolgere questo incontro in questa bellissima sala, in Salone Teatro del Castello. Quindi grazie ancora a tutti voi, e ora passo la parola.